Ehi, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Mafia 2 qua, credo che continueremo la storia qua. Ok, che capitolo siamo? Capitolo 8, credo, capitolo. Ok, capitolo 8, dai. Penso che piano piano ci avviciniamo al finale. Uptown. Che cazzo? Ehi, Vito, sveglia, sveglia! Marte, smettila di urlare! Ho un mal di testa! Scusa, Joy. E smettila di chiamarmi Joy, razza di scemo! Edo, vieni giù! Oh, Cristo. Ok, dobbiamo andare giù, ovviamente. Dobbiamo cambiarci i vestiti, comunque. Ok, possiamo scendere giù, dai. Ok, salia pure giù. Avrà un altro, probabilmente avrà un altro lavoretto per noi qua. Quello che diavolo era? Ha la voce di quel cazzone vivo di Woodpecker. Quello era Marty. Ricordi quel ragazzino mio vicino della vecchia sada? Dovevo venire a prendere il camion e mi ha dato un passaggio. Che dobbiamo fare col camion? Dobbiamo farci un bel po' di grana. Salta su, te lo spiego per la strada. Quindi. Dove andiamo? Riverside. Va bene, è Riverside City. Sì. Ok, dobbiamo andare. Già, dirlo forte. Che c'è? Sei ancora incazzato? No, seppellire un cadavere era la prima cosa che volevo fare ma non riuscivo. Ehi, andiamo, non ti sei divertito al borbo? Allora, qual è la strada per andare? Certo, e grazie. Ma è tutto quello che è successo dopo a non essermi piaciuto. Va bene, va bene. Ascolta, oggi andiamo. Promesso. Spero proprio. Ok, non dovevo danneggiare la vecchia, siamo qua. Qua, penso che sarà missione fallita qua. Ok, credo che rallentiamo qua. Ok, miseria. Vabbè dai, direi di effettuare un taglio, vi risparmio anche questa parte pallosa. Andiamo in un paio di posti e scarichiamo queste sigarette, poi riportiamo il camion e. Siamo arrivati, no? Infatti non so dove devo andare qua. Qua. Speriamo di andare di qua. E adesso? Adesso ci occupiamo dei nostri clienti. Questi qui comprano all'ingrosso. Vieni con me. Ok, sali e passami la roba. Ciao, una stecca di res. Passami una stecca di res, Vito. Vito, svegliati, lanciami la stecca di res. Sì, proprio quello. Eccolo. Ehi, che fortuna. Ho finito le sigarette, dammi una stecca di blues. Ok, quali sono la stecca di blues? Vieni. Dovrebbe essere questa. E ci siamo fatti altri soldi. Ecco qui, signore, a presto.
qualche ora più tardi, oddio. Cioè, non è che accade qualche altro imprevisto qua. Ma che cazzo? Ehi, sergente, come va? Una stecca di blusso, come al solito. Credo che prenderò le whites stavolta. Ok, dove sono le Hai whites? sentito, Vito? Andiamo, una stecca di whites. Dov'è quella stecca di whites? Ok. Madonna mia, Vito, svegliati, ho detto whites, andiamo. Sì, ma... Hai problemi alla vista, Vito? Dammi una stecca di whites, porca puttana. Ah, dovrebbe essere quella. Così va meglio. Grazie, Joe. Ora levatevi dalle palle, va bene? Ok, è ora. Sale, Vito. Prossima fermata, Milton. Alla grande oggi. Stiamo facendo dei bei soldi. Mi sa che... Ok, mi sa che devo effettuare qualche altro taglio, credo, non so perché. Il viaggio, sì. Il viaggio sarà abbastanza lunghetto, quindi ci becchiamo quando saremo arrivati. E siamo arrivati, dai. Dobbiamo vendere altre sigarette. Vedo di sì. Dammi una stecca di blues. Bene. Ecco qui, signore, a presto. Ciao, prendo un pacchetto di Reds. Una stecca di Reds, vedi? Bene. Ecco qua. Ok, qua in vista? Credo di sì. Cosa vendi, amico? Compri o guardi solo le vetrine? Chissà. Vendiamo sigarette. $2 la stecca, $100 lo scatolone. Ti propongo un affare. Tu sganci 10 stecche e forse vi facciamo andare via tutti intieri. Senti, amico. Se te ne torni nella tua macchinina con i tuoi amichetti, io farò finta di non aver sentito. Che te ne pare? Non ci arrivi, vero, stronzo ciccione? È il nostro territorio. E dovete pagare per lavorare qui. Quindi paga. Sei tu quello che non ci arriva. Sai con chi stai parlando? Ti do un'ultima possibile trappola. Vattene ora e forse... Lo so con chi parlo. Con un grasso ciccione pizzaiolo da due soldi che vende sigarette rubate nel mio territorio. Ed è ora di chiudere bottega, stronzo! Ok, ragazzi, è ora di una svendita col boss! Dai, dai, ciao! Cazzo! Che mi dici ora, ciccio? Mettete voi! Ecco! Avanti, sali su quella macchina e andiamo! Va bene, becchiamo Ok, uno di l'abbiamo questi fuggito. coglioni e damogli una lezione! Accelera, Vito, si sta allontanando! Sono a tavoletta, Gio, più veloce di così, non va! Ok, quindi dovremmo uccidere... Tra l'altro una mitraglietta, no, eh? Che non è tipo come in GTA, perché puoi sparare in auto con la mitraglietta. Dovremmo chiedere a Eddie. Fermati alla cabina più vicina e chiamami. Ok, cabina telefonica. Chissà qual è la cabina telefonica più vicina.
Oddio, stiamo andando contro mano forse, non so. Vuoi farci ammazzare? Che ti preoccupa? Oddio, di qua. Ok, di qua c'è la cabina del telefonico qua. Solo che mannaggia, andrò a effettuare un altro taglio qua perché la cabina telefonica è abbastanza lontana. Ecco la cabina telefonica, no? Scendiamo. Ehi, attento a dove ti fermi. Eddie, sono Vito, c'è un problema. Ci stavamo occupando delle paglie quando ecco questi stronzi impomatati sono arrivati e hanno dato fuoco al cazzo di furgone. Cosa? Mi prende per il culo? Non siete riusciti a occuparvi di un bracco di checche? Che cazzo è successo? Senti, ascolta, Eddie, ascolta, non è colpa nostra, ok? Hanno incendiato il furgone in un attimo ed è bruciato tutto. Ne abbiamo già fatto fuori uno. Ma che cazzo me ne frega? Riportatemi i miei soldi. Ho pagato due testoni per quel furgone e le memorie. Per vostra fortuna, canzone, c'è qui con me Stevie, uno dei ragazzi di Dere. E stavamo proprio parlando di che cosa fare. Sotteremo la faccenda adesso. Incontrerete con Steve al Crazy Horse, lo conoscete? Vabbè, Crazy Horse, so bene. Steve porterà dei ragazzi. Dovremo capire che nessuno ci rompe i coglioni. A niente sparatori però, così sembrerà un'altra guerra fra bande. Domani non voglio leggere di una strage sul giornale. Certo, sicuro, Eddie, non preoccuparti. Ci penso io. Ok, dobbiamo vederci con Steve davanti al Crazy Horse. La buona notizia è che ci darà una mano, quella cattiva è che Eddie rivuole i suoi soldi. Tutti e due. Merda, credi davvero che tireremo su due testoni da quel... là? Non lo so, vediamo che cosa hai in mente, Steve. Certo non okay, lo fa. Ok, credo che non fanno una... Ok, se avete visto un altro toy per assicurarmi che sto registrando qua. Non so. Spero di non effettuare altri tagli qua. Eddie era proprio incazzato. C'è credere? Sono incazzato anch'io. Intendo farci almeno $2,000 con quelle teste da cazzo, anche se non hanno un centese. Ci sto. Ma che tipo di lavoro fa Steve per Eddie? Lui lavora per Derek e Derek è nel Girgi Vinci. E io che cazzo ne so? In fondo anche tu accetti incarichi da Derek, no? Anche se lavori per Eddie, facciamo tutti quello che si può per campare. Ehi, hey, Steve! Ehi! Hey. Ehi, ragazzi! Mark, che ci fai qui? Ehi, hey, Joe! Vengo con voi. Steve ha detto che potevo venire. Oddio. Steve, ma non è... Il ragazzo dovrà pure imparare. Perché siamo qui? Quelli che cerchiamo sono tutti alla fonderia. Di solito si vedono in questo posto, quindi partiamo da qui e poi andiamo alla fonderia a finire il lavoro. Perché ti sei offerto di aiutarci? Quei bastardi hanno distrutto l'auto di mio cugino. Hanno raffinato e gli hanno rotto tre denti. Già, quegli stronzi fanno un gran casino in tutta la città. Beh, giusto l'altro giorno. Così dice la Bibbia, occhio per occhio, dente per dente. E noi cominceremo con questo locale. Allora, qual è il piano? Prima di tutto distruggiamo questo posto. E come facciamo? Con questo. Forza, ragazzi! Ehi, avanti! Oh, la Dobson! Adesso ci aiuti o te ne stai fuori dalle palle. Diamo una lezione a questi cazzoni! Che cazzo era? Cazzo, che bello! Ok, vedo che sono buoni. Ok, basta così. Lasciamogli un piccolo regalo. Vito, Marty, ho delle Molotov nel bagagliaio. Andate a prenderle e tirategliele dentro. Ehi, è un piacere, Steve.
Andiamo a prendere le molotov, chissà dove sono. Di qua vedo. Oddio, dove sono le molotov? What the f... Ah, ecco questo bagagliaio qui. Che aspetti? Prendi la bottiglia e tirala dentro, non è così difficile. Detto fatto. Ok, tiriamone un'altra. Così imparano. Già. Va bene, ora andiamo alla fonte. Dentro, ragazzi, ci vediamo all'ingresso principale. Va bene. Ok, oddio. La meta non è lontana, quindi non credo che effettuerò qualche taglio, ma... Sono nemmeno quanti mi ho registrato, perché almeno su PlayStation 5 riesco a controllare quanti minuti sto registrando. E qua no, credo. Ok, siamo arrivati, quindi la meta non è lontana. Come siete entrati? Abbiamo seguito la strada di mattoni gialli. Il prossimo. Bel colpo. Siete morti. Stronzi. Joe, attento! Grazie, ragazzo. Merda, sono armati. Facciamoli fuori. Massacriamoli. Siete troppo teneri, ragazzi. Tutto ok? Bronzo! Cioè, dobbiamo avvicinarci un poco. Ci attendiamo adesso. Prova ad andargli alle spalle. Tutto qui è quello che sai fare. Minchia, sei nei guai. Cazzo, quello scionzo mi ha sparato. Coprimi, coglione! Sei morto! Puoi crepare, porca miseria. Tra l'altro non ce n'è manco la mira automatica. Io mi ricordavo che su me piacerà la mira automatica, invece no. Vuoi lasciarne qualcuno anche a me? Mannaggia, ci avrei dovuto comprare nuove armi, mannaggia. Hai imparato nelle sedie. Cacchio che mi sta sparando. Fatto. Crepa in media subito. Pure tu. È in trappola, prendi dalle spalle. Bene, Vito, andiamo. Vito, te copro io, mo'.
spara da fare schifo. Coprimi, coglione! Tanto se ci avessi una mitra decente. Sì, ma sì, vabbè, vedo che mira di merda che ho. Ok. Puoi crepare. Oh, porca miseria. Quanti ce ne sono? Sbrighiamoci ad ammazzarlo. Il prossimo colpo è solo per te. Allora, qua c'è Gio. Crepa. Andiamo, vedi. Chi cazzo è che mi sta... No, dai, però che mira di merda che ho. Cioè, non ci credo. E quello lì laggiù è ancora vivo? Non so. Dio, c'è il fucilozzo! E ti avrei dovuto comprare nuove armi, porca miseria. Ok, era l'ultimo? Speriamo di sì. Dio, ce ne sono altri. Stanno mangiando le molotov! Ehi, stronzo, vedi che non morire finché non è tutto finito! Ma meglio mia sorella! Prova ad andargli alle spalle! Prendilo alle spalle! Scrive in gatto, cazzo! Andiamo! Succhiamelo, stronzo! Succhiamelo! E ma mi diverto io con questo fucilazzo della Madonna. Porca troia. Meno male. Meno male. Per poco non crepo.
Che, ma dove sono? Che, dove sono finiti tutti quanti? Forza, sbrighiamoci ad ammazzarlo! Vedo, copri! Ehi, tutto bene laggiù! No, mi avete rotto tutti quanti, cacchio! Io quelli là... Stanno lanciando le molotov... Madonna! Ebbene, lo prenderemo! Sprozzo mia spada! Mangiati uno stronzo! Ci vediamo all'inferno, stronzo! Ma crepate! Copro io, muovi! Sei morto! Muovi, io ti copro! Ma quanti ce ne sono, porca miseria? Dai, porca mia, crepa. Vieni fuori e combatti da uomo! Crepa! Hai imparato nell'esercito! Che colli? Dai, speriamo che è l'ultimo. Poi può morire, porco. Ok, credo che ce l'abbiamo fatta, quindi era l'ultimo quello lì. Ce ne sono altri, porca troia. Dove sta andando quello lì? Sentite, abbiamo esagerato. Eddie non sarà affatto contento. Io credo di sì, invece. Che dovevamo fare? Lasciarci uccidere? Questi pezzi di merda non daranno più fastidio a nessuno. Mai. Beh, e ora, ora? Steve? Ora me ne vado a casa a farmi una bistecca, una doccia e un goccetto. Divertiti. Io e Joe abbiamo ancora da fare. Ci vediamo dopo. Merda, come li tiriamo su due testoni per Eddie? Lo sai quanto vale una macchina di queste? Minchia, Vito, sei un genio. Questi piccoli gioielli costano, no? Scommetto che Derek ci dà almeno 1000 perdoni per quello. Va bene, porterò questa bellezza da Derek. Ci vediamo dopo al falco. Perfetto, ci vediamo al bar. Ah, merda. Ok, quindi dovremmo vendere quest'auto a Derek. Oddio, forse questo. Non so, tre. Mio, quanto stiamo andando veloci. Oh, cancelli. Rallentiamo. A parte faremo meglio ad allentare qua, perché... Niente, la polizia ci farà la multa per l'eccesso di velocità. Non so, ancora lontane la meta, credo, non so. Però penso che per il prossimo capitolo dovremo fare
dove fare il rifornimento di armi qua, perché no, vabbè. Perché siamo un po' parecchi nemici che danno parecchio fastidio qua. Ma vorrei effettuare un altro taglio qua, perché ne ho già effettuati parecchi qua. Perché la meta è ancora parecchio lontana di me. Dio! Porca miseria. Ok. Siamo finalmente arrivati, dai. Sì, si può. E prendiamo l'auto. Ecco, dopo ci tocca fare dare sui 2000 dollari a Debbie qua. Ok, portiamo all'auto. E mi sa che devo effettuare un altro taglio, perché penso che... No, no, il tragitto non è lungo però. L'effetto lo stesso, il taglio, dato che il viaggio è stato lungo. E ok, e siamo arrivati. Diamo questi cacchio di 2000 dollari qua. Ok, chissà dove è Maltese Falcon, dovrebbe essere questa l'entrata. Allora? Ecco. Beh, un sollievo, cazzo. Stupidi drogati del merda. Ora staranno al loro posto. Bel lavoro, ecco la vostra parte. Grazie, Ed. Hai bisogno di altro da noi oggi oppure tutto? Sai, dovrei fare una cosa. No, è tutto per oggi. Se mi serve altro, vi chiamo. Ok, andiamo a casa. Abbia cura di sé, signore. Vediamo, l'uscita dov'è? Questa? E andiamo. Atto non Dio. Non è che devo effettuare un atto da York anche. E ho sbagliato strada qua. Forse, però non lo so. Ok, il tragitto penso che non è lontano, credo.
Porca troia, non... Ecco, non ci posso fortunatamente qua. Dai, mo... Aspetta, mo la polizia mi vuole morto, dai. Di sicuro. Ah no, la polizia vuole mutarti, tutt'altro. Porca mia. Cioè io che stavo andando pure piano, porca miseria, non ci credo, dai. Cioè questa non è la prima volta, eh? Che la polizia mi scassa la minchia. Ecco, ma voglia... A seminare questi stronzi. Dai, pensavo di averli seminati, non ci posso credere. Ecco, ma come cacchio faccio a seminarli, non so. Cioè, solo per un tamponamento del cacchio. Si stronzi vogliono multarmi. Facciamo tipo che ti accelero e tento di seminarli, non so. Ti seguo veicolo per eccesso di velocità. 10-4. Niente, non riesco a seminarli. Porca troia. Sai che voglio terminare sto cacchio di episodio. Porca troia, di nuovo! Cioè, serio, non riesco a seminarli. No, non ci credo. Cioè non ci posso, cioè non riesco a seminare sta cosiddetta stella di sospetto che ne è solo uno. Cioè mi inseguono ancora qualche ora. Cioè niente. Cioè tutto sto valido per un tamponamento del cacchio, ma vaffanculo. Cioè non riesco a seminarli, porca troia. Senti, fammi sta multa e basta, perché voglio terminare questo episodio. Esca dall'auto, signore. Guidare così è pericoloso. Dovrà multarti. Grazie, agente. Non voglio più vederti in giro. Ci fosse, meno male che la multa era soltanto di 50 euro, ma figuriamoci se in Italia com'è la multa. Ah, perché volevo seminarli però. Mannaggia. Una multa di 50 euro solo per aver tamponato un'auto, ma. Ma siamo seri? Ma... Ecco, ennesimo tamponamento. Ma butta sto cazzo adesso. Ok, usciamo.
ecco qua. Ennesima giornata di M. Il fatto che ci hanno attaccati, hanno bruciato il furgone, ma ci siamo vendicati. Ok, dove... E riposiamo. Ok, termini anche questo capitolo qua. Quindi ragazzi, termina qui anche questo episodio di Mafia Doom. Da mostro copre insieme a tutto e ci becchiamo alla prossima.